Buongiorno a tutti quanti. Quanti di voi vedono almeno un telegiornale al giorno? Come vi sentite quando vedete il telegiornale? Calmi? Rilassati? Felici? Arrabbiati? Arrabbiati molto. Allora, quanti di voi, quale di queste due affermazioni rispecchia la vostra indole, il vostro sentimento? Quali di queste due affermazioni siete più d'accordo? La prima è: il mondo è un posto stupendo, popolato da persone stupende e gentili che si adoperano per il bene di tutti. Oppure: il mondo è un posto tremendo, popolato da esseri orribili che opprimono i più deboli per il loro utile personale. Sulle mani, chi è d'accordo con la prima affermazione? C'è la chi è d'accordo con la seconda affermazione? Vedi, c'è un plebiscito, ok. Magari non pensate cose così estreme, pensate qualche cosa in mezzo, qualche cosa che sia tra le due affermazioni, ma di certo vedendo un telegiornale non è la cosa migliore che possiamo fare per rilassarci. Il mondo non è il paradiso terrestre, ma più spesso somiglia a un vero e proprio inferno. Anche a me capita a volte di pensare: ma come fa Dio a sopportare questo? Ma quando guarda giù, se Dio vede, non può che odiare il mondo per tutto quello che succede, con tutto il male, i peccati, la violenza che esiste. Guarda giù e di certo non sorride, anzi ha la faccia piena di disgusto a vedere tutte queste cose. Lo sapete quando mi capita di pensare così, che Dio non può far altro che guardare giù e avere un senso di disgusto? Quando non rifletto. Mi capita di pensare così quando non rifletto e mi faccio trascinare da ciò che vedo e da ciò che ascolto, dalla televisione e dalle altre persone. Quando lascio libero il mio istinto negativo, io come persona, se non fossi credente, tenderei a essere assolutamente negativo. Lo ero prima di essere credente. Sono trasformato, però in me vive ancora quella certa negatività che devo mettere a bada. Quando ricordo queste parole che dovrei conoscere a memoria. Chi è che non lo conosce a memoria questo versetto? Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Come può un Dio che dà il proprio unigenito figlio odiare il mondo nonostante tutto quanto il male? Dio è ancora follemente innamorato e delle creature che sono nel mondo. Ora, che cosa c'entra? Siamo sul capitolo dell'adorazione, no? Che cosa c'entra questo, tutto questo con l'adorazione? Allora, dopo avervi detto che adorare è abbracciare il Padre per adorarlo, dopo avervi detto che adorare è riallineare la tua vita con il Tempio di Dio, oggi voglio portarmi un passo più avanti. Oggi voglio farvi vedere come io posso adorare dandogli tutto me stesso, dandogli tutto quanto. Allora, Dio che cosa vede quando guarda giù? Vede uomini e donne per cui ha mandato a morire il suo figlio. Li vede col bisogno di ritrovare l'unità e di ritrovare il suo amore, e vuole arrivare a questo amore anche attraverso di te e di me. Paolo ha scritto questo in Romani. Romani 12, la prima parte del versetto. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente. Allora, la parola che Paolo usa, corpi, in greco è soma. Soma vi dovrebbe suonare familiare, i tratti somatici, no? Aveva dei tratti somatici, che significa la forma del corpo. Paolo parla di offrire, sta parlando proprio del corpo, cioè da fare una lunga disquisizione, e con, anche tramite il suggerimento di Janet mi ha detto non lo fare, la distinzione che c'era tra i greci e gli ebrei tra corpo e spirito. Per i greci il corpo è ignobile, lo spirito è nobile, per gli ebrei
corpo e spirito sono unica cosa. Tanto è vero che le emozioni stavano nella pancia, nell'interiore, e nel cuore c'era il ragionamento. Nella testa pure era di patate, non c'era niente, era tutto buono. Per gli ebrei il corpo, la mente e l'anima erano tutt'uno. Quando Paolo dice corpo, sta dicendo che io offrite tutto voi stessi a Dio. Era Dio. Era quella prima. 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 No. Questo. Corpi significa: vi esorto dunque per la misericordia di Dio a presentare tutti voi stessi in sacrificio a Dio. Ma perché devo offrire il corpo a Dio? Perché devo offrire il corpo, tutto me stesso? Ce lo spiega sempre Paolo, prossimo. Prima Corinzi. Non avete ancora capito che il vostro corpo, ovvero che tutti voi stessi, era il Tempio di Dio, è il Tempio di Dio, dello Spirito, è il Tempio dello Spirito Santo che vive in voi, lo stesso Spirito che Dio vi ha dato? Il vostro corpo, tradotto tutti voi stessi, adesso non appartiene più a voi, perché Dio vi ha comprato a caro prezzo. Perciò usatelo, il vostro corpo, usate tutti voi stessi per rendere gloria a Dio. L'abbiamo già visto nel primo messaggio, dove si incontrava nell'Antico Testamento Dio con il suo corpo. Il Tempio. Il Tempio, abbiamo detto che nel 70 dopo Cristo stato buttato giù dai Romani, e adesso io e te siamo il Tempio di Dio, il mio corpo, tutto me stesso è il luogo dove Dio si incontra con le persone sulla terra. Questo significa che ci saranno persone che udranno la voce di Dio attraverso di te, ma non udranno la voce di Dio fin quando tu non parlerai di Dio e della sua parola. Ci saranno persone che vedranno il volto di Dio attraverso di te, ma non lo vedranno fino a quando non vedranno l'amore di Dio brillare nei tuoi occhi. Ci saranno persone che sentiranno il tocco di Dio, ma non sentiranno mai il tocco di Dio fino a quando non li raggiungerai con la pietà e con l'amore e con la compassione delle tue mani attraverso la forza di Dio. Il tuo corpo fisico, il tuo corpo, le tue membra, le tue cartilagini, le tue giunture sono uno strumento con cui Dio arriverà a portare vita eterna ad altre persone. È una parte importante. Non pensate come i greci che il corpo fa schifo. Il corpo non fa schifo, il corpo l'ha creato Dio. Dio ti ha fatto un corpo che è benedetto perché è opera sua. Io, strumento di Dio? Senti Marco, io conosco i miei peccati, bello, stai zitto perché conosco i miei problemi, con cui lotto da anni, conosco le mie abitudini, conosco i miei modi di pensare. Per rendere possibile tutto questo, quello che tu dici mi sta tutto quanto bene, ma io conosco me stesso. Prima però devo buttare un bel po' di notizia via dalla mia vita per dar spazio a questo Spirito Santo. Io vorrei, ma credimi, ci ho provato, ma io non so fare, non so buttare via le cose cattive da me stesso. Semplicemente non è che non sai, non puoi, con tutti i tuoi sforzi non puoi. Gesù ha detto in Giovanni 15: senza di me invece non potete fare molte cose. Detto bene? Senza di me invece non potete fare nulla, significa nulla. Facendo uno studio sulla parola nulla, scappa fuori che è nulla, niente, zero, niche, nada, nulla. Però un attimo, Paolo ha detto un'altra cosa. Oh, scusa. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Allora, da nulla a ogni cosa. Come si mettono insieme queste due cose? Gesù dice che io non posso fare nulla senza di lui, però dice, Paolo dice che io posso ogni cosa in chi? In Cristo che mi fortifica. Se da un lato non posso fare nulla senza Gesù, dall'altra parte io posso fare tutto attraverso Gesù.
Allora ecco il sistema di come tornare a svuotare il mio il Spirito Santo che è stato inquinato e ripulirlo e rimetterci dentro. Non ci sono vie di mezzo, tutto o niente, devo avere la sua forza nella mia vita, la forza di Gesù. In quali campi ti dà la forza? In quali campi ci dà la forza Gesù? Gesù ci dà la forza per adempiere i miei compiti della vita. Questi sono alcuni campi, eh? Gesù mi dà la forza per influenzare il mondo attraverso di me. Gesù mi dà la forza per sopportare i pesi e le prove della mia vita. Gesù mi dà la forza per resistere alle tentazioni e tanta altra forza. L'unica forza che puoi avere nella tua vita è quella che ti viene tramite Gesù. Tutto questo attraverso di lui, attraverso Gesù che è tornato come? Come Spirito Santo. Attraverso lo Spirito Santo tutte queste cose sono possibili esclusivamente attraverso lo Spirito Santo. Ora, come essere ripieni di Spirito Santo? Cosa significa essere ripieni dello Spirito Santo? Mi dai la prossima. Paolo in Efesini 5 dice 5:18: siate invece pieni di Spirito Santo. È qualcosa che accade una volta nella vita? Sei stato riempito dallo Spirito Santo quando hai ricevuto quando hai accettato il Signore? O è qualche cosa che devo fare di tanto in tanto, periodicamente? Un tempo in Formula 1 si faceva il pit stop, si metteva la benzina ai serbatoi, per cui io come credente mi fermo in box e mi metto la benzina. Allora, il termine che usa Paolo, pieni, in greco è plerò, che non significa tanto riempire un contenitore pieno. Non significa pieno, non significa tanto riempire, questo è il vuoto, siate pieni, per cui riempitelo, ma plerò significa riportare la quantità di liquido così che questo sia di nuovo pieno. È chiaro il concetto? Questa cosa era piena, si è svuotata. Paolo dice, visto che si è svuotata, lo dovete riportare a livello. Per cui riempite quello con lo Spirito Santo, la quantità di Spirito Santo che se n'è andata tramite la vostra vita terrena. Paolo ci sta dicendo, dovete far sì che siate costantemente pieni di Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo se ne va. In altre parti dice che siamo come cisterne rotte sotto. Cisterne da cui lo Spirito Santo esce, e quella è l'immagine, è quella l'immagine. Allora, voglio farvi un esempio. Quando noi abbiamo creduto, qui mi servirà la tecnologia moderna, la messa a disposizione, la tecnica moderna, vado avanti così. Della nostra superiorità rispetto agli altri. Ma anche se è liquido,
anche se può non vedersi questo spirito di superiorità, gli altri lo sentono a distanza, sentono che puzziamo di aceto della nostra superiorità. Leggi. Questo che cos'è? Questo è peperone. Peperone, la caratteristica qual è? C'è una sostanza all'interno del peperone che si chiama capsina. È una sostanza che picca, punge. Punge, fa tanto male, soprattutto se arriva sugli occhi. Questo rappresenta la rabbia. La rabbia verso il nostro sposo, verso la nostra sposa, verso i nostri figli, verso i nostri compagni di lavoro, verso le persone che incontriamo. È come peperone che noi buttiamo negli occhi a queste persone. E ha lo stesso effetto di irritazione. Le persone sono irritate verso di noi perché noi siamo arrabbiati. Leggi. Questa birra. Una delle caratteristiche della birra è che se la metti troppo rapidamente, quindi mettiamo un po' la bocca, una delle caratteristiche della birra è che se la metti rapidamente, che cosa fa? Tanta così di schiuma, ok? Per cui noi non beviamo niente. Ora, nella prima parte del versetto di Efesini, Paolo dice: non siate dediti all'alcol e che ha conseguenze dannose, siate invece ripieni di Spirito Santo. Una delle caratteristiche di quando beviamo è che abbiamo questa nebbia mentale. È la stessa maniera della schiuma della Bibbia, della birra. La schiuma della birra è una cosa che copre le cose buone che stanno sotto. Questo rappresenta la dissolutezza. Qualche cosa che copre la nostra vita di credenti può essere la TV, internet, sport, la famiglia. Paolo ci dice che cose prese in giusta quantità, in altre parti dirà a Timoteo: bevi un po' di vino e non prende sempre l'acqua. Per quello che io bevo vino, perché se lo dice Paolo io obbedisco. Però bevilo in quantità moderata, altrimenti va male. Questa è senape. Una delle caratteristiche della senape è quella di macchiare in maniera quasi irreparabile i vestiti, perché è giallo. Questo rappresenta l'egoismo. L'egoismo di quando noi facciamo le cose per noi stessi. Si vede, è difficile toglierlo dalla nostra vita e dai nostri diritti. Non ho portato la bottiglia grande. Questa è, chi è che conosce la Worcester Sauce? In italiano, salsa di Worcester, perché se no non capite. Worcester Sauce è una salsa che ha un sapore intensissimo, tanto forte. Se ne metti troppa, non rimane nessun altro sapore. Rappresenta l'invidia. Il lavoro, la casa, la famiglia. Ci sono una marea di campo dove noi esercitiamo l'invidia. Pensiamo: perché a noi? Perché lui c'ha quella casa? Perché a noi hanno dato lo stipendio più grande del mio? Io lo merito. Perché c'ha quella macchina più bella? Io la voglio. Il problema è che con l'invidia alla fine non riusciamo ad apprezzare quello che abbiamo. Quello che abbiamo non la apprezziamo perché passiamo più tanto tempo ad invidiare le persone delle cose che hanno e non ci accorgiamo delle benedizioni che abbiamo. Limone. Qual è quella caratteristica del limone? Che prima cosa è amaro e poi è acido. Rappresenta l'amarezza, rappresenta il non perdonare le offese, anche quelle piccole. Noi non le perdoniamo,
diventiamo amari e diventiamo acidi verso gli altri. Sappiamo che dovremmo perdonare, ma decidiamo di rimanere arrabbiati. No, io non, questa non gliela faccio passare. Io questa, non, proprio su questo non ci passo sopra, per questo rimarrà per tutta quanta la mia vita. Questa è salsa di soia. Le caratteristiche della salsa di soia sono due. Prima cosa che è nerissima. E seconda cosa che è salatissima. Sono tutte le cose nere, scure, buie della nostra vita. Le cose che vorremmo nascondere dagli altri. I siti internet dove navighiamo. I film che guardiamo e non dovremmo guardare. I post sui social che leggiamo e non dovremmo leggere. Vi ricordate, questo era un bicchiere che era pieno di che cosa? Di Spirito Santo. No? Questo bicchiere era pieno di Spirito Santo puro. E così è diventata a causa di tutte quelle abitudini. Ok, grazie. Che vivendo si aggiungono al nostro Spirito Santo. Le odiamo? Non ci piacciono? Sappiamo che dobbiamo liberarci da esse? Ci chiediamo che razza di credente sono. Io dovrei essere il tempio dello Spirito Santo e ho tutto dentro di me tutte quante queste schifezze. Ed eccoci qua. Uomini e donne, ripieni di Spirito Santo, pronti per fare il lavoro di Dio. Sapete, tra un minuto io berrò questo bicchiere. Ma prima voglio domandarti, ti ci ritrovi anche in parte? Ti ci ritrovi anche tu? Stai lottando con qualcosa che non vorresti fare ma fai? Stai pensando, io lo so come sono dentro, io lo so quello che ho dentro di me. E per fortuna che gli altri non mi vedono, perché sennò chissà che cosa farebbero, chissà come mi tratterebbero. Devo levare almeno qualcosa, magari, che so, levare il peperone della mia rabbia, oppure il limone, l'acidità del limone, dell'amarezza. Oppure la salsa Worcester sauce dell'invidia. Il problema è uno. Puoi togliere il peperone? Non puoi. Puoi togliere la salsa di soia? Non puoi. Non puoi estrarre un solo elemento da qua dentro e lasciare gli altri. Per ripulire la vita devi tornare alla potenza con cui sei stato riempito. Mi dai la prossima? Gesù ha detto in Giovanni 7,38: da chi crede in me, come dice la scrittura, sgorgeranno fiumi di vita viva. Devi tornare a dire: Gesù, io credo in te. Non ti faccio asciugare. Io credo in te. Io voglio il tuo Spirito Santo. Riempimi con il tuo Spirito Santo. Dammi più calma. Dammi più amore. Dammi più fermezza. Togli l'invidia. Togli tutto quello che c'è di cattivo. Togli anche le parti che sono difficili da togliere. Vieni nella mia vita e purificami. Riempi la mia vita di nuovo con l'acqua pura. Riempi la mia vita
con il tuo Spirito Santo, così come l'hai riuscito all'inizio della tua vita. Riempi la mia vita con quello che tu vuoi, così che io possa essere un testimone puro, una testimone pura di te. Il Signore verserà dentro di te nuova vita, nuovo spirito, nuovo Spirito Santo, affinché la tua vita sia di nuovo pura. Vedete, ci sono alcune cose che non se ne sono andate. Ricordate quello che fa un fiume con la pietra? Non è detto che lo Spirito Santo toglierà tutto quanto, tutto insieme, a volte lo fa, altre volte ci vuole tempo, così come il fiume porta via un pezzettino per volta, un pezzo di sasso, un pezzo di roccia, alla fine diventa sabbia, e la sabbia potrà uscire dal tuo bicchiere. Vi ho detto che avrei bevuto, adesso posso bere. Ricorda quello che fa il fiume con le rocce, col tempo, con la corrente, tutto quanto verrà tolto. Come faccio in pratica però? Come posso fare in pratica? Eravamo partiti dicendo dal fatto che io posso qualsiasi cosa in colui che mi fortifica, offrendomi tutto di me, il mio corpo come atto d'adorazione. Come faccio in pratica ad essere riempito di nuovo di Spirito Santo? Come faccio a riempire il bicchiere della mia vita di nuovo con lo Spirito Santo? Io posso dirti quello che faccio io. Tu troverai, il Signore ti insegnerà la via di come essere riempito di Spirito Santo. Io la mattina ho due sveglie, una che suona alle 8.30 sull'orologio, alle 8.30, alle 6.30 sull'orologio, e uno che suona alle 6.20 sul telefono. Alle 6.20 c'è una suoneria fatta con i suoni della foresta, ci sono gli uccellini che cantano, i grilli e tutto quanto il resto. Quando sento quella suoneria e prima che suoni la seconda, io cerco di svegliarmi, più o meno, e la prima cosa che penso è: Signore, riempimi di Spirito Santo oggi. Non è una preghiera ciclopica. Sono poche parole, quello che io spesso chiamo le preghiere a microonde. Non ci vuole una fede che smuove le montagne per farla, basta la fede di un grammo, di un grano di senape. La stessa fede, la stessa quantità di fede che io avevo quando per la prima volta ho accettato Gesù nel mio cuore all'età di 8 anni, quando ero bambino. Non è ricevere nuovamente lo Spirito Santo per ottenere la salvezza, perché quello già, la salvezza già l'ho avuta, ma è solo riconnettermi a Lui, a Dio, e ricordare che senza di Lui io non posso fare niente, ma che attraverso di Lui posso fare ogni cosa. Chiedo una dose di Spirito Santo per affrontare la giornata, per adempiere i miei compiti, per influenzare il mondo, per sopportare gli attacchi e per resistere alle tentazioni. Però c'è un problema: come faccio a ricordarmi di fare questo? Perché spesso noi siamo molto bravi teoricamente, ma poi alla fine diciamo vabbè, mi sono scordato che dovevo chiedere lo Spirito Santo. Allora viviamo in un mondo di corsa e dimentichiamo le cose importanti, e senza chiedere la potenza noi non saremo capaci di vivere la nostra giornata come un atto di adorazione. Ma ti do un suggerimento. L'ho detto più di una volta. Stasera, prima di andare a letto, metti sotto al letto, dalla tua parte, qualcosa che ti servirà domani mattina quando ti alzi. Può essere una pantofola, un paio di occhiali, il cellulare. C'è chi mi aveva detto la dentiera, no? La dentiera metti in bagno. Domani mattina
mattina, quando ti alzi, dovrai inginocchiarti. Dovrai poggiare il tuo ginocchio per terra per prenderlo. In quel momento ricordati che tu sei ai piedi del Signore e allo Spirito Santo avrai lo Spirito Santo se tu in ginocchio lo chiedi al tuo Signore. Ricordati di chiedere lo Spirito Santo. Prega la mattina, qualche cosa simile a questo. Signore, ammetto che senza di te non posso fare nulla, ma che attraverso Gesù che mi dà forza posso fare qualsiasi cosa. Per questo ti offro oggi il mio corpo come un atto di adorazione e ti chiedo, riempimi Signore col tuo Spirito Santo. Puoi darmi la forza? Puoi darmi la forza per ciò che devo affrontare oggi? Puoi darmi la forza per influenzare il mondo per il tuo regno? Puoi darmi la forza per sopportare e resistere alle prove che potrei trovarmi ad affrontare oggi? E puoi darmi la forza per resistere alle tentazioni? E poi, Signore, guarda attraverso i miei occhi e dimmi cosa vedi. Ascolta attraverso le mie orecchie e dimmi cosa senti. Usa le mie mani per toccare il mondo che incontrerò oggi con la tua grazia, la tua misericordia e la tua compassione. Lo so, Signore, che ami ancora questo mondo. Per questo io ti invito ad amarlo attraverso me quest'oggi. Te lo chiedo in nome di Gesù. Amen. Inizierai così la giornata con una dose nuova di Spirito Santo, con cui essere ripieno fino all'urlo. Fermiamoci a pregare. Grazie Signore Gesù di aver mandato lo Spirito Santo. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega assieme a me queste cose nel tuo cuore. Signore Gesù, io voglio essere pieno, devo essere piena di Spirito Santo, ripiena, colma, traboccante. Ti prego, mandami lo Spirito Santo per purificare la mia vita, per togliere le scorie, il limone, l'aceto, la salsa di busta, le cose, il peperoncino, tutte le cose cattive che io ho messo dentro. Lavami completamente, rinnova il mio Spirito Santo così che io possa essere un testimone, una testimone pura per te. Signore, io so che senza di te non posso fare nulla, ma attraverso di te qualsiasi cosa io la posso fare. Ti prego, Signore, di darmi la tua potenza, perché io voglio essere un testimone, voglio essere una testimone tua. Il tuo nome santo io lo prego, Signore Gesù. Amen.